Abbiamo Berlusconi al telefono. Ah, è già in lì? Ah, no, no, sì, penso, è già in lì. Oh, Ubi Maio, Minorcessa? Sarebbe altro. Benissimo. Allora, buonasera Presidente Berlusconi, mi sente? Sì, buonasera. Buonasera a lei. Mi hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi sull'infedele. Grazie. Sto vedendo una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Allora lei ha già insultato abbastanza. Ho sentito tesi false. Perché non va dai giudici invece di insultare? Lontano dal vero, distorte. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Essendo lei anche il mio Presidente del Consiglio, la prego di moderare i termini. Io so quello che sto dicendo, lei no. Avete offeso, al anche di là questo... del possibile, la signora Nicole Minetti, che è invece una splendida persona, intelligente, preparata, seria. Si è laureata col massimo dei voti, 110 lode. Si è pagata gli studi lavorando. È di madrelingua inglese e svolge un importante e apprezzato lavoro con tutti gli ospiti internazionali della regione. Questo le consente di saltare la gavetta della politica? Le cosiddette signore presenti. Il presidente. Le signore non sono cosiddette e lei è un cafone se le chiama cosiddette. Mai rapporti diversi dall'amicizia e dal rispetto con nei suoi confronti come nei confronti di tutte le altre sue ospiti. Finisco. Invito cordialmente l'onorevole Iva Zanicchi ad alzarsi e a venire via da questo incredibile postribolo televisivo. Adesso vi prego di moderare il tono della vostra voce. Sono volati degli insulti a senso unico.